Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati con il nostro solito appuntamento del sabato pomeriggio con i nostri What If di Dragon Ball Xenoverse 2 Mods. In questo episodio vedremo la seconda parte del mio quinto What If. Come ben ricorderete, nello scorso episodio abbiamo visto l'inizio della saga di Lord Freezer con Vegeta, Nappa e Raditz che si dirigono sul pianeta Namek e cercano ovviamente di prendere le sfere del drago prima dell'imperatore galattico. Insieme a loro ovviamente sul pianeta Namek troviamo anche Gohan e Krilli, i quali ovviamente fanno una cosa stupida, vengono scoperti da Freezer, Zarbon e da Doria e vengono anche loro inseguiti da Zarbon e da Doria, ovviamente su ordine di Freezer. Dopo un po' riescono a fuggire e ovviamente Vegeta, che si trova a passar di lì per caso, trova Dodoria da solo, visto che i due si erano, Zarbon e Dodoria si erano separati per andare a cercare i due terrestri che erano riusciti a fuggire grazie al colpo del sole. Trova da solo Dodoria, lo attacca e lo elimina. Dopodiché inizia uno scontro feroce contro Zarbon. Come vi dicevo, i poteri di Vegeta sono superiori a quelli di Zarbon, il quale ovviamente si trova in difficoltà contro il Saiyan. E allora cosa decide di fare? Decide di svelare la sua vera natura. Solo che poco dopo arrivano anche Nappa e Raditz, i quali insieme a Vegeta sono molto più potenti di Zarbon. Allora cosa fa Zarbon? Chiama in suo soccorso ovviamente delle altre truppe di Freezer, scusate, e chi può chiamare se non ovviamente i membri della squadra Ginyu, che al momento Ginyu ovviamente chi invia? Guldo, e poi invia, mettiamo, se si legge così ragazzi, scusate la pronuncia, però avete pazienza. Comunque mi raccomando ragazzi, ricordatevi di lasciare un bel like al video. E ora comincia lo scontro tra i tre Saiyan e i tre membri dell'esercito di Freezer, diciamo. Come ricorderete, Nappa e Raditz sono molto più forti rispetto a quando erano sulla Terra. Non sono questa cima come Vegeta, però sono comunque più forti di prima. Inizialmente i tre Saiyan si scaraventano su Zarbon, anche perché comunque Guldo non è che abbia sto gran livello di combattimento, se ci pensiamo. Dovrebbe aggirarsi intorno ai 10-15.000, quindi sì. Aia. Questa non me l'aspettavo da Zarbon. Allora, vediamo di dare una mano agli altri due. Però Zarbon si intromette, ovviamente. Apple è sconfitto da Raditz, se non sbaglio. Ok, bene. Adesso ovviamente Zarbon lo riporta, cioè lo fa rialzare. Due, ora mi attaccano in due. Vegeta decide allora di eliminare Apple, visto che si è intromesso nello scontro tra lui e Zarbon. Lo sapete com'è Vegeta, no? Non sopporta coloro che si intromettono durante il combattimento. Ok. Rimangono Zarbon e Guldo, si trovano in seria difficoltà contro i tre Saiyan. E naturalmente vediamo come va a finire, vediamo se riusciamo a sconfiggerli. Ok, e anche Zarbon è stato messo KO da Raditz e Nappa. Guldo, trovatosi ovviamente in difficoltà contro i tre, decide di chiamare rinforzi e contatta il capitano Ginyu, il quale ovviamente gli invia altri membri della squadra Ginyu. E quindi abbiamo Vegeta, ovviamente, Nappa e Raditz. Ok. Che si trovano di fronte
Recom. Barter e Gis. Ok. Eccolo qua. E si preparano un nuovo scontro. Saiyajin o nameru na yo. Sa, Vegeta-chan. Asobou ze. Ok, naturalmente Vegeta puntare con, mentre Nappa e Raditz recuperano di Bartle e Gis. Bartle e Gis ovviamente sono più forti di Nappa e Raditz, però i due Saiyan riescono comunque a tenergli bene o male testa. Ok, ci ha spezzato il vigore, ovviamente. Lo scontro va ovviamente per le lunghe, perché i tre Saiyan non vogliono arrendersi contro i tre membri della squadra Zigu. Anzi, hanno parecchi torti da regolare, ragazzi. Ok, e Vegeta riesce a mettere KO temporaneamente Recon. Ora ovviamente concentra i suoi attacchi su Barter, il quale è il prossimo ad essere sconfitto. Ok, e ora manca solo Gis, ragazzi. Gis ovviamente, ritrovatosi da solo, decide di chiamare il capitano Ginyu in persona, anche perché ovviamente era l'unico membro della squadra Ginyu rimasto che potesse aiutarlo. E Ginyu allora decide di entrare in azione e scende in campo per affrontare il nostro carissimo Vegeta. Ovviamente Ginyu è molto più potente degli altri membri della squadra, come ben sappiamo. Se non sbaglio, sul livello di combattimento dovrebbe aggirarsi intorno ai 100.000-120.000. Mentre quello di Vegeta, se arriva sino a 40.000-50.000, è già tanto. Però, c'è un però, perché Ginyu si rende conto che il corpo dei Saiyan è proprio il corpo perfetto per un guerriero. Infatti ha notato che Vegeta, dopo praticamente il loro ultimo incontro, che è stato poco prima che Vegeta si recasse sulla Terra, lui ha subito un notevole potenziamento nel livello della forza combattiva, e quindi decide che, anche se al momento il corpo di Vegeta è molto più debole rispetto a quello di Ginyu, che poi, siamo sinceri, se Vegeta decide di utilizzare il Galigan o il cannone Gali, come volete chiamarlo, se da 18.000 è passato a 30.000, da 40.000 può benissimo passare a 80.000. quindi mettiamoci il cuore in pace, il corpo dei Saiyan è il miglior strumento per un guerriero. E quindi decide di fare lo scambio di corpi, ragazzi, ovviamente. Ovviamente qua Ginyu si lascia malmenare dal caro Vegeta,
Ok, e ora è il momento Jinyutii dello scambio di corpo. Di corpi, scusate, mamma mia. E si impossessa del corpo di Vegeta. E poi ovviamente mette il nostro carissimo Saiyan a nanna. Nel frattempo che questo scontro si conclude, arriva su Namek Goku. Ebbene sì, ragazzi, il Saiyan della Terra è arrivato finalmente su Namek ed è pronto a scendere in campo per unirsi al combattimento. Come si svolgerà il seguito della storia? Ragazzi, restate con me e lo scopriremo sabato prossimo, sempre alle 13, con la terza parte di questo quinto What If. Mi raccomando, eh. Allora, vediamo di concludere, sempre se ce la facciamo. Ovviamente bisogna ricordare che il corpo di Vegeta è danneggiato dagli scontri precedenti con Zarbon e ovviamente con... più che danneggiato direi affaticato. Comunque si conclude così, con Jinyu che si è impossessato del corpo di Vegeta. Benissimo ragazzi, per questa seconda parte del mio quinto What If sulla saga di Lord Freezer è tutto. Io spero naturalmente che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio, mi raccomando spolliciate ragazzi. E naturalmente ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere nessuno dei prossimi episodi della serie ragazzi. Ciao ciao e auguro a tutti voi una buona giornata. Ciao!